Comunicare per proteggere, un'iniziativa della Regione Abruzzo che in collaborazione con la Protezione Civile intende mettere al centro il cittadino, informandolo su cosa fare in caso di emergenza. Il progetto interesserà i comuni della Vallata del Foro, ovvero Francavilla al Mare, Ripatiatina, Ari, Vacri e Villamagna, un bacino di oltre 15.000 abitanti. Hanno finanziato l'importo di circa 100.000 euro che seguiranno tre filoni praticamente. Il primo, una app scaricabile che si chiama Comunicare, attraverso la quale si potranno appunto ottenere le informazioni in tema di protezione civile. Una seconda fase dedicata alla formazione per i più piccoli, per i ragazzi delle scuole, perché bisogna partire sempre da lì per creare i cittadini del futuro. E una terza che riguarda un aspetto più materiale, cioè l'acquisizione di alcuni segnali stradali appunto sempre in tema di protezione civile. Questi sono i tre filoni e stiamo gestendo questa cosa invitando anche le scuole e quindi siamo molto soddisfatti perché una cosa l'abbiamo imparata in questi anni passati a fare i sindaci, che siamo in prima linea e in tema di protezione civile la prevenzione è veramente tutto. Il progetto prevede percorsi didattici per bambini e ragazzi nelle scuole, la formazione degli operatori di settore e la realizzazione di un'app e della segnaletica di emergenza. I cittadini devono entrare nel sistema di protezione civile, farne parte integrante, essendo informati, nel caso di manifestazioni di emergenze o di calamità, il cittadino sa come fare attività di autoprotezione e magari mette al sicuro se stesso, ma anche i suoi vicini, i suoi cari. Quanto sono importanti iniziative come queste per diffondere questa cultura? Sono importantissime, bisogna fare entrare nelle abitudini, la protezione civile nelle abitudini del cittadino. Noi cercheremo di farlo soprattutto attraverso le scuole, l'anno prossimo entreremo nelle scuole primarie, proprio perché i bambini assimilano molto più dei grandi concetti e magari sono anche il veicolo per portare all'interno delle famiglie il sistema di protezione civile.